Allora, bentornati in studio e insieme a noi c'è un nuovo DJ che ci ha raggiunto da poco, era partito, era sparito per le lande belga ed è DJ Belgo. Ciao DJ Belgo! Nuovo nome, fantastico, salve a tutti! Come stai, bene? Tutto a posto, tutto bene. Grazie di essere venuto qua a trovarci in trasmissione, sei il nostro ospite d'onore, devi sapere che durante la prima puntata venne... Prima, no, anzi, dopo Lorenzo Rossi e prima ci chiamarono dall'Inghilterra. Anche lì io sono intervenuto via... Ah, già, è vero, ci mandassi esatto. Dei messaggi. Manderebbi. Bravo. Manderebbi. Senti, allora, vogliamo subito... Ci dai subito un parere? Su cosa ne pensi tu? A parte sono un romanzo criminale, penso che tu lo sappia, perché l'abbiamo invitato, non ti abbiamo invitato a vuoto. Vuoi darci un tuo parere, una tua idea? Dopo... Finito il tuo intervento ti leggerò le critiche sia italiane che straniere dei giornali, finalmente le abbiamo trovate, e le critiche che elogiano, continuano a elogiare questa serie televisiva come la migliore in assoluto tra le serie, serie televisive italiane. Tant'è che anche, ti do già subito una chicca, su Movie Player possiamo trovare al primo posto dalle serie italiane Romanzo Criminale, al secondo posto Boris. Dici quello che pensi, vai. Allora, io, a parte che invertirei il primo posto, però una mia... cosa personale, io reputo la serie fatta... Scusa, non ti ho detto una cosa. Dimmi tutto. Che dissi anche a Rossi, noi non ci piacciono i critici, quindi non critichiamo. Esatto. Noi ne parliamo. Prego, scusami, vai. E la, secondo me la serie è fatta molto bene, cioè anche dal punto di vista della sceneggiatura e del... e diciamo dei costumi e delle scenografie. Immagino che abbiate già parlato della mitizzazione della violenza e di queste cose. Sì, quindi... stavamo accennando prima dicendo che in realtà cioè, qualunque personaggio all'interno della serie fa parte comunque di un contesto criminale, invece viene quasi osannato. L'abbiamo visto pure per le strade della città con tutto il merchandising che ha avuto, cioè proprio una mitizzazione. Raccontavo questo dicevamo. Sono completamente d'accordo con te. Bene, allora ti leggo le critiche velocemente e poi mettiamo la sigla delle 7, perché noi abbiamo la sigla delle 7 veloce, però mettiamo subito perché se no parliamo troppo poco, si lamentano i nostri ascoltatori. Allora, La Stampa definisce la migliore serie televisiva mai prodotta italiana. Addirittura Marco Mino poi dice che i ritmi della narrazione risultano frenetici e coinvolgenti, dialoghi sempre azzeccati e ben recitati, le atmosfere ricreate con il dovuto realismo e senza freni né vitori né la censura. Poi abbiamo Aldo Grasso che definisce uno degli esiti più riusciti della fiction italiana, una scrittura che finalmente esce dai canoni della geografia italiana, e poi sempre Grasso la definisce l'unica serie italiana di cui possiamo andare fieri, che ha una struttura vera e forte e che possiamo esportare all'estero, tant'è che dall'estero invece ci dicono in Francia, trasmessa su Canal Plus. Ah, tu sei appena adesso andato al Belgio, come si pronuncia bene? Dai, dici la... Canal Plus. O Chanel Plus, ecco, con Chanel, esatto, la piade Totti. Vabbè, magistrale romanzo, grande al piccolo schermo, l'opera iniziale di De Cataldo non ha perduto nulla della sua efficacia, al contrario, viene definito praticamente come ai pari di Sergio Leone del suo western, vabbè, boh, mi sembra esagerato con tutto il bene, mentre sulla Figaro si legge che la serie evento dell'estate di Canal Plus non è né americana, né francese, né inglese, bensì italiana. Vedi, come sono, i francesi ci vogliono bene. E infine Le Monde dice che sono pochissime le serie televisive europee belle e meritevole di essere segnalate, tra cui c'è la Romanzo Criminale. Vai con la nostra mini sigla. We'll be right back.
miei occhi sole muore già. Scusa se la colpa è un poco mia, se non so tenerti ancora qua. Ma cosa è stato di un amore che asciugava il mare, che voleva vivere, volare, che toglieva il fiato ed è ferito mai. Non andar via, ti prego, passerotto, non andare via, senza i tuoi capricci che farò. Cosa basta che sia tua, con il cuore a pezzi cercherò. Ma cosa è stato di quel tempo che si dava il vento, che faceva premere, gridare contro il cielo, non lasciarmi solo, no, non andare.
tempi più simpatici qualcuno mi diceva Liberotto, non andare via. E invece adesso non me lo dicono più. Sentite, anzi, visto che siamo in tre in studio quest'oggi, facciamo un giochino. Mm. Vi chiamo i nomi dei personaggi e mi dite un po' quello che ne pensate sulla loro sia interpretazione che il personaggio in generale all'interno della serie. Però veloce, senza impegno, tranquilli. Ah, c'è una cosa divertente, perché è tipo la tombola napoletana e romana, perché qua abbiamo sia i nomi del telefilm che poi i nomi utilizzati nella realtà. Partiamo subito con il libanese, Giacomo, il libanese. Detto Fornaretto e il negro, da non confondere con il negro. Con il nero, scusate. Sì, vabbè, due personaggi completamente diversi. Sì, sì. Allora, sì, libanese, sì. Personaggio chiave soprattutto nella prima serie, perché l'abbiamo detto, la prima serie si incentra soprattutto sulla prepotenza caratteriale del libanese. E da lui nasce l'idea del rapimento, della fusione delle batterie, l'idea di dominare Roma. Sì. E vabbè, quindi personaggio di grande rilievo, ovviamente. Muore alla fine della prima stagione e lo rivediamo, come abbiamo detto prima, nella seconda stagione, o come flashback o come apparizioni al Dandy. Per quanto riguarda appunto il proseguo della banda, sì, breve. Molto bene. Scusa, tu vedi qualcosa, Turco? Sul libanese? Sì, molto bene la prima serie, la seconda, sì, solo flashback, quindi si vede molto di meno. Diventa un personaggio secondario, quasi. Perché principale mi diventa il freddo. Bene, cosa ne pensi? Ah, freddo che non è Crispino, sì. Beh, il freddo all'interno della serie è, diciamo, la parte più buona della banda, potremmo dire. E qui che cerca, quantomeno all'interno della serie, poi nella realtà non so, tenta sempre di trovarsi una via positiva all'interno della storia. Beh, d'altronde larga la foglia, stretta la via, dite la vostra, che ho detta la mia. Esatto. Ma voi vi sentite più libanese o più freddo? Old Dandy. No, che Old Dandy, mi devi parlare, cioè, dei due grandi capi, Libanese o freddo, dai? Beh, dai, diciamo freddo, più razionale. Ah, tu invece? Sì, il freddo, fra i due. Vabbè, allora chiedetemelo a me adesso. E te? Io dico libanese. Bravo. Perché volete far freddo, cioè, se no, che gusto c'è? Vai, partiamo con un'altra canzoncina e poi continuiamo a parlare, sì, dei personaggi, un po' così. London town, all the lads in London.